Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, io sono Valentina, in arte Valley Makeup Lover, e qui sul mio canale parliamo di beauty, makeup e skincare a 360 gradi. Nel video di oggi andremo finalmente a testare il nuovo fondotinta uscito in casa She Glam e vedremo come performa questo prodotto sul mio tipo di pelle, quali sono le prime impressioni e ovviamente se ne varrà la pena o meno acquistarlo. Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate come Valley Makeup Lover anche su Instagram e TikTok e se volete continuare a vedere video sul mio canale mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like di supporto e mi farebbe piacere anche un bel commentino. Ma come sempre ho parlato abbastanza, iniziamo subito con il video. Eccomi qua struccata come al solito, vi faccio vedere velocemente cosa mi è stato inviato. Ho impiegato un po' di tempo a registrare questo video perché è stato spedito in più pacchetti il materiale, quindi mi è arrivato il nuovo fondotinta per ultimo e stavo aspettando appunto la spedizione. Innanzitutto mi è stata inviata nuovamente la powder duo, adesso vi faccio vedere quella che ho io aperta e la confezione, queste non le apro perché giustamente avendone già aperte della stessa colorazione non voglio andare a sprecare il prodotto. Quindi mi sono state inviate due di queste powder con la loro spugnettina, che non apro perché ho anche questa, ed è questa qui che sembra un po' pelosina come vedete. Questa la potete utilizzare bagnata o asciutta giusto per andare a settare, non è una spugnetta per il fondotinta, quindi ovviamente se non funziona per quel motivo. Vi faccio rivedere come si presenta la powder. Questa è per il contorno occhi, mentre questa dietro è per settare tutto il viso. Io mi sto trovando bene con la colorazione bisque, sarebbe biscotto, ma abbiamo anche la colorazione translucent, che è quella totalmente trasparente. Poi mi sono state inviate tre colorazioni del fondotinta matte, che è questo qui, abbiamo visto anche in un video precedente, e tre colorazioni del fondotinta idratante. Anche queste al momento non le apro, perché sto utilizzando ancora quelle precedenti. E insieme ai fondotinta mi è stato inviato il pennello. Questo l'avevo acquistato io e sono contenta che me ne hanno inviato un altro, ed è questo qui. L'avete visto utilizzare parecchie volte nei video e sono sincera, mi piace moltissimo. Infatti ero intenzionata ad acquistarne un altro, quindi diciamo che è perfetto il fatto che me l'hanno inviato. Poi mi sono stati inviati tutti i blush, due dei quali non ho aperto perché li possedevo già, mentre altri due li avevo regalati, quindi non li avevo più. Vi faccio vedere le colorazioni direttamente swatchate sul braccio, altrimenti ci mettiamo 100 anni. Vi faccio giusto capire com'è fatto il pack. Questo è il pack, poi si apre così e abbiamo la sua spugnetta. È un prodotto che a me piace tantissimo e lo utilizzo praticamente molto spesso perché è un tipo di blush, poi lo vedremo nel video perché andremo a fare quasi una full face totale con She Glam, tranne gli occhi che farò off camera, e sono dei blush che si autosettano ed effettivamente durano tantissimo durante la giornata e sono anche modulabili. Anzi, per non perdere tempo farò così, vi metterò qua una foto con gli swatches e ovviamente i nomi perché altrimenti non capite qual è la colorazione, così almeno avete un punto di riferimento se volete acquistarne qualcuno. Con i blush mi è stato inviato anche il pennello apposito. Io mi sono innamorata di questo pennellino, a parte che è carinissimo proprio come è fatto, sembra di vetro, ma poi c'è la zampina di un gatto. No, è troppo carina. A parte che sul viso è morbidissimo, ma poi è super cute. Io mi sono innamorata, quindi non vedo l'ora di usarlo dopo. E poi abbiamo finalmente il pezzo forte che stavo attendendo ormai da un mese praticamente. Ed è il nuovo fondotinta full coverage, che è stato paragonato al KVD Foundation, quindi il fondotinta di KVD. Non vi so dire se è simile, perché io personalmente non l'ho provato. Però ho visto vari video e sembrerebbe il dupe da quello che ho visto. La confezione esterna si presenta in questo modo, quindi molto minimal, con questa scritta che sembrerebbe argentato. E poi all'interno abbiamo il fondotinta e anche questo sembra un fondotinta luxury, sinceramente. Abbiamo innanzitutto, cosa che non c'era presuppongo sugli altri, il cartellino con le caratteristiche del fondotinta e tutta la spiegazione. Addirittura qui ci dice che sono 30 shades
e poi ci spiega come utilizzarlo e che cosa contiene. Abbiamo qui il fondotinta contenuto in questa sorta di bustina, che è sempre una confezione, sembra in vellutino come quella degli altri fondotinta, e questo è il pack primario. Questa è la colorazione porcelain. Ok, è sigillata. Facciamo così, inizio ad aprire quella che secondo me dovrebbe andarmi bene ed è la colorazione Chantilly. Ho scelto come colorazione la porcelain, che è la più chiara, la fer, che è quella che io utilizzo attualmente con gli altri due, che come vi ho detto in altri video, anche se effettivamente avete ragione, in camera non sembrerebbe, però è talmente coprente l'altro fondotinta che mi sbianca leggermente, quindi si nota. E poi ho preso la colorazione Chantilly, che secondo me per me dovrebbe essere perfetta. Non so perché. Tutti a me capitano, il prodotto si è depositato tutta una parte, forse il calore? Non ho idea. E dicevo, è una colorazione intermedia tra la fer e la shell, che è quella un pochino più scura. Ora vorrei vedere nell'effettivo, swatchando qui. Secondo me è più adatta rispetto a fer perché è un pochino più giallina neutra. Proverò questo oggi. Vado come faccio di solito a preparare la pelle perché effettivamente mi sono resa conto che il fondotinta io lo utilizzerei per forza con primer viso e sto utilizzando questo, chiamiamolo primer, alla fine un contorno occhi di Essence e quindi voglio vedere se performa con i prodotti che uso di solito. Quindi inizio prima in questa zona, lo scaldo un po' sulla mano, inizio in questa zona a mettere prima il contorno occhi. Non ho correttore di Shiglam perché avevo sbagliato colorazione, quindi non abbiamo un correttore. E come primer utilizziamo l'Hello Good Stuff di Essence, di cui vi ho parlato anche nel video precedente, e andiamo a stenderlo. Solitamente, non so se ricordate, in alcuni video precedenti non andavo a utilizzare primer per non aiutare il prodotto, ma poi nell'effettivo io voglio vedere se funziona con i miei prodotti preferiti e penso e presuppongo che lo facciate anche voi questo. Adoro tantissimo l'effetto che mi dà questo primer sul viso. Con il fondotinta, mi stavo dimenticando di dirvelo, mi è stato inviato anche il pennello da fondotinta. Non è un pennello che io adoro perché ora ve lo faccio vedere. È un pennello molto fitto, quindi io sono sicura che andrò ad utilizzare il fondotinta, ma poi lo stenderò non appena avrò steso su tutto il viso con la blender. Vado a prendere un po' di prodotto qua dal tappino e vediamo, facciamo solo questa metà viso, vediamo come performa. Quindi vado a stenderlo come farei classicamente. Ripeto, questo pennello non è tra i miei preferiti per la stesura, però voglio vedere come si comporta. Dovrebbe essere un fondotinta idratante, da quello che c'è scritto. Ci dice che non ha una formula grassa, che è formulato con dell'acqua, da quello che capisco. E dovrebbe avere degli aminoacidi, è una tecnologia particolare per andare a settarsi e a non muoversi. Quindi dovrebbe essere un fondotinta adatto a questo punto anche alle pelli grasse. Spero che sia adatto anche alla mia pelle. Trovo che faccia un po' di attrito forse con questo pennello, non lo so. Io questi pennelli fitti solitamente, lo sapete, li utilizzo per quei fondotinta leggeri. Quindi ora vediamo. Però l'applicazione non è male, nel senso non mi sta lasciando strisce sul viso particolari, quindi comunque sta performando. Sì, la colorazione è nettamente migliore rispetto a fer. Si fonde perfettamente questa, sperando che non vada a ossidare. Mi avvicino e vi faccio vedere effettivamente com'è il fondotinta. Sinceramente pensavo che fosse pesante, invece questo è l'effetto. È molto molto carino. Adesso vado a fare anche l'altra parte e poi, come faccio di solito, vado con la blender a togliere l'eccesso. Quindi lo stendiamo. Come
Coprente, sicuramente coprente, tenendo presente che ho dato solo una passata e ha coperto la maggior parte delle mie discromie, quindi top. Sotto quel punto di vista non ho nulla da dire. Si sta stendendo bene, ripeto, anche con questo pennello, quindi anche questo un punto a suo favore. Gli altri due fondotinta, come sapete, mi piacciono tanto. Quello con la confezione nera, che è il matte, ovviamente non è straindicato per la mia pelle che è secca, però la versione idratante a me piace veramente tanto perché comunque è un fondotinta coprente ma allo stesso tempo leggero, quindi a posto. Presuppongo che se lo tiro più su mi copre anche le occhiaie praticamente, però sapete che io in quella zona non vado. Ok, direi di non andare a esagerare perché, ripeto, comunque la texture la sentite sul viso. Questa è la situazione su tutto il viso. Allora, da quello che vedo, comunque la luminosità della mia pelle è rimasta, quindi questo mi piace. Ha coperto la maggior parte di imperfezioni, tenendo presente che ho utilizzato solo una passata di prodotto col pennello. E lo potete notare comunque che è coprente anche dalle occhiaie, si vede nettamente lo stacco. Adesso sembra un fantasmino, ma poi andiamo comunque a settare e scaldare il tutto. E voglio andare ora con la blender inumidita a togliere l'eccesso, perché a me non piace l'effetto percepibile del fondotinta sulla pelle, nel senso, quando si deposita un po' di prodotto va a lasciarmi in generale, con tutti i fondotinta, quell'aspetto un pochino finto, tra virgolette, sulla pelle a me non piace tanto. Quindi io vado con la blender inumidita a togliere l'eccesso, che poi non è neanche tantissimo perché vedete la blender poi non è che si sporchi non so quanto, però questo poi mi aiuta ad avere una base sicuramente nettamente più naturale. Ho appena notato che il pack, la chiusura è ermetica, sentite? Fa proprio lo scattino, quindi anche questo è un punto a suo favore. Vado ora a mettere il correttore e voglio mettere il correttore di Astra, che è un pochino più coprente rispetto a quello di Essence che sto utilizzando in questo periodo e fa sì che la base sia un pochino più omogenea, perché quando utilizzate dei prodotti così pesanti, tra virgolette, pesanti nel senso coprenti, è sempre meglio andare ad utilizzare poi un correttore che vada ad affiancarsi a quella tipologia di fondotinta, perché se usate un fondotinta molto molto coprente e poi andate con un correttore leggero nel contorno occhi, lo stacco si vede, quindi preferiamo di no. E adesso vado a stendere il tutto. Quindi vedremo tutta la base insieme, di modo che riusciamo a capire se è un fondotinta che ci può piacere con i nostri prodotti preferiti. Voi avete già provato qualcosa di She Glam? Se sì, che cosa? Fatemelo sapere nei commenti, così vediamo di scambiarci le opinioni. Vado bene bene nel contorno occhi. Trovo che il make-up sia proprio un'arte. E mi piace perché andando a provare tanti prodotti o comunque andando poi a strutturare quello che è il make-up viso, mi piace vedere il risultato finale, che sia buono o brutto, non importa, però comunque mi piace proprio andare a sperimentare, vedere sulla mia pelle come performano i prodotti. Non so spiegarvelo, è una cosa che mi ha sempre affascinata e la cosa che mi emoziona è proprio, magari sto facendo un look. Non sono tanto convinta, ma solitamente gli do sempre una possibilità a fine make-up perché potrebbero uscire dei look che magari vi piacciono da morire. E questo lo faccio anche con i prodotti quando li provo per la prima volta. Gli do sempre un paio di possibilità proprio perché voglio capire se mi piace o meno il prodotto. In sostanza, il sunto è quello. Ora, con la powder, con la parte superiore, vado a prelevarla con un pennello in questo caso, perché lo sapete, io ho un contorno occhi secco e se vado con la spugnetta l'effetto è super cakey, e vado a settare questa zona e poi con la parte inferiore vado a settare il resto del viso. Questa è la colorazione bisque, vi faccio vedere da qui altrimenti faccio un caos, vedete che è sul giallino non troppo scuro, quindi proprio un color biscotto. E vado a scaldare il tutto.
Setto bene perché ho paura che questo fondotinta si sposti, perché nell'effettivo la texture la sento, setto come se non ci fosse un domani. Vado ora a scaldare il viso con il Natural Glow di Essence, che sapete ormai è tra i miei preferiti, quindi andiamo con movimenti circolari a scaldare il tutto. Sto utilizzando i prodotti che sto utilizzando nell'ultimo periodo, quindi quelli che utilizzo maggiormente ormai. Questo bronzer di Essence per me è diventato una droga, è super sottile, mi piace da morire. Sul nasino, bene sulla fronte, visto che ho fatto una coda, vado a rendere il tutto più naturale, quindi come se avessi delle ombre sul viso naturali. Mi vengono termini in sardo, io non ce la faccio, ormai mi conoscete. Ogni tanto. Allora, per andare a snellire, si dice per andare a sfinigare. Mamma mia. Veramente. Io ogni volta ho un giullare praticamente. Ora andiamo con il loro blush e voglio cercare una colorazione che sia sul rossiccio, perché devo realizzare un look occhi sul rosso. Ora controllo. Quella un pochino più rossiccia che ho trovato è Swipe Right. Ve la faccio vedere sulla mano. Tanto a inizio video comunque avrete visto gli swatches. Ed è questa qui, un po' sul rossiccio. Non è, è un po' caldina sicuramente. E vado ad applicarla in questo modo. Andateci piano con questi blush perché sono altamente pigmentati. E uso il loro pennellino. Sembra che mi sta coccolando la guancia Crono o Leonida. E vado a sfumare. Poi tanto adesso sembra una macchia unica, state tranquilli, poi andrò con la blender, perché comunque a me non piace l'effetto troppo troppo power del blush. Lo sapete, mi piacciono molto le basi naturali. Che ovviamente si veda che sono truccata, nel senso che si capisca che ho fatto qualcosa sul viso, ma non troppo appariscenti in sostanza. Vado anche dall'altra parte. Il pennello è ottimo comunque, a parte gli scherzi, sfuma bene, non fa depositi di prodotto. La prossima volta sicuramente ne metterò meno blush, ogni volta mi frega. E sfuma. Esco così adesso. Una volta sfumato il blush, questo è l'effetto. L'ho lasciato comunque ancora leggermente power. Adesso andiamo a settare il tutto prima di mettere l'illuminante con il loro spray fissante, che oltretutto vi ho decantato nel video precedente, ed è questo della collezione Sunday Picnic. Per me è super approvato. Quindi mi chiudo l'orecchio perché sapete che sto ancora dannando con gli orecchini. E vado a spruzzarlo. Anche la profumazione è ottima di questo spray fissante comunque. Dove l'ho messo il tappino? Come illuminante sto divorando il Say Glow di Astra. E questa è la colorazione 01. È bellissimo. Comunque, vedete quello che vi dico? Una volta che voi fate la base, poi fissate il tutto con lo spray fissante. Una bomba. Vado ora, se giro il pennello è meglio, con l'illuminante nel naso, sulle labbra. Ok. Vado a terminare il tutto, quindi farò gli occhi e le labbra e torno a dirvi che cosa ne penso. Eccomi tornata, come sempre, un look molto molto sobrio, a parte gli scherzi. Sono qui pronta a dirvi che cosa ne penso di questo nuovo fondotinta di SheGlam. Innanzitutto sono contenta che nella gamma delle loro shades abbiano aggiunto una colorazione intermedia tra Fair e Shell, perché nell'effettivo è perfetta per me. Come vedete, comunque si fonde perfettamente e la colorazione ovviamente è questa. Allora, per quanto riguarda il pennello che abbiamo utilizzato, alla fin fine non mi è neanche dispiaciuto perché ha steso bene il prodotto, non mi ha lasciato nessun tipo di strisciata sul viso, anzi, si è fuso molto molto bene sulla pelle. Unico appunto, come sempre, con questi prodotti molto coprenti preferisco andare a utilizzare poi la blender per andare a fare tutto molto più omogeneo. E
Sono sincera, l'effetto sul viso non mi dispiace per niente. Nonostante sia un fondotinta coprente, da quello che vedo la texture è molto molto sottile. Mi avvicino perché, come vedete, sembra che effettivamente io abbia la pelle super piallata e che non indossi un fondotinta ultra coprente, perché nell'effettivo è andato a neutralizzarmi tutti quelli che sono gli estetismi colorati, chiamiamoli così, sulla mia pelle, quindi venuzze che ho in questa zona. Come sapete, io ho delle vene viola in evidenza, alcune macchioline rosse sulla pelle. Nell'effettivo ha coperto parte delle mie lentiggini, tenendo presente che non sono andata a stratificarlo, quindi comunque ha una buona texture. L'unica cosa che mi sento di dire è che effettivamente non è oleoso sul viso, perché non è oleoso e una volta settato poi è a posto. Però sento comunque che la pelle al di sotto è ben idratata. Ora, può essere la combo tra il fondotinta e il mio primer, che lo sapete io lo utilizzo sempre, però non vorrei che questo faccia sì che su una pelle magari molto grassa possa lucidarsi velocemente. Ovviamente è da testare anche su pelli grasse, perché dicendoci comunque che è una formula non oleosa, che non dovrebbe andare a spostarsi durante l'utilizzo, mi sento comunque di dirvi quello che provo sulla mia pelle, che potrebbe essere un fastidio su pelle grassa. Quindi, come prima impressione sulla mia pelle, mi piace tantissimo. Come sempre mi riservo il fatto di testarlo nel tempo e dirvi come mi trovo, però nell'effettivo anche questo mi sembra proprio un buonissimo fondotinta. La quantità che c'è all'interno sono 15 grammi, tenendo presente che copre tantissimo, lo potete sfruttare appieno. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questo video, mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questo fondotinta e quali prime impressioni vi ha dato e se acquisterete qualche prodottino che abbiamo visto oggi nel video. Come sempre vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è lasciare un bel like, iscrivervi al canale e mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati dell'uscita di nuovi video. Anche per oggi è tutto, io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!